Siamo qui con Giovanni Tirindelli, caro amico da tanti anni e soprattutto grandissimo interprete al pianoforte e protagonista di una registrazione che mi piace definire sicuramente per noi di Velvet Luna, ma in termini generali storica, importantissima, perché è questa registrazione di questa partitura veramente particolare, che ha anche una storia particolare fin dalle intenzioni dell'autore Silvio Mizzolo, questi 10 studi sul trillo. Io non vorrei sprecare troppo fiato, visto che abbiamo non solo l'interprete, ma un interprete che ha avuto molti contatti con l'autore, e questa è una cosa piuttosto rara. Quindi passerei subito la parola a Giovanni per chiederti di introdurre proprio questo rapporto innanzitutto con Mizzolo. Come nasce, come si sviluppa e come si arriva poi a questa volontà comune di registrare gli studi? Certo, beh, intanto grazie di avermi invitato, buongiorno a tutti. Sì, volentieri parlerò di questa, che è stata un'esperienza molto significativa per me. Io venni in contatto col maestro Mizzolo alla fine degli anni Ottanta, perché all'epoca appunto ero un giovane pianista e quindi andai da lui per farmi dare un po' di consigli sull'interpretazione di vari pezzi. Insomma, ci furono degli incontri molto molto produttivi. Lui era una persona estremamente preparata sotto tutti i punti di vista e mi diede dei consigli molto validi proprio su come lavorare, su come procedere nel mio cammino. E lui, di sua spontanea volontà, una sera mi propose, mi dice: ma perché non studi questi studi che io ho fatto, gli studi sul trillo, sai? Ci tengo, un'opera a cui ci tengo molto, però mi disse: purtroppo vengono eseguiti molto poco, perché mi dicono tutti che sono troppo difficili, quindi in conservatorio gli insegnanti non dicono che sono troppo impegnativi, e quindi insomma avrei molto piacere. E io, devo dire la verità, mi sentii estremamente lusingato, ma anche intimorito, nel senso, di questo gesto di fiducia che lui mi aveva fatto. E poi appunto mi diede qualche indicazione su come lui non tanto li aveva concepiti, ma come li voleva fossero eseguiti. E mi disse: sai, sono degli studi trascendentali, sono stato, mi disse, un po' troppo modesto, nel senso che li ho chiamati studi sul trillo, ma sarebbero degli studi trascendentali, no? Però, insomma, ha detto, non volevo essere, osare troppo, e soprattutto io credo lui non volesse imitare qualcun altro, no? Certo. Parlando chiaramente degli studi trascendentali di Liszt o di altri tipo di studi. E poi mi disse: guarda, mi piacerebbe magari che come primo studio tu studiassi la Banera. Lui era molto affezionato al numero 5, la Banera, che è uno studio tutto sul trillo della mano sinistra. E quindi, insomma, mi diede un po' questa consegna e da lì io cominciai a studiarli. Lui voleva un'esecuzione che fosse sobria, che fosse... Questo dipende proprio dalla sua concezione di composizione. Dunque, gli studi sul trillo sono del periodo 36-39. Esatto. E diciamo che in quel periodo c'era in Italia il cosiddetto, ma non solo in Italia, c'era il cosiddetto novecentismo, no? Certo. C'era il novecentismo in cui praticamente c'era di tutto, perché si andava dall'impressionismo, il simbolismo francese, quindi Debussy, Ravel, a
l'espressionismo tedesco, quindi la scuola di Vienna, ai grandi riformatori come Stravinsky, Bartok, insomma, era un periodo molto, molto ricco e quanto mai anche da un certo punto di vista incerto, perché le proposte erano veramente molto diverse tra di loro. E lui come compositore studiò appunto con Rigo Girotto, che era un grande docente, un grande insegnante, e che lo seguì anche, mi disse, nella stesura di questi studi. E Omizzolo appartiene, secondo me, un pochino a quel gruppo italiano di autoreferenti, che poteva essere Casella, Pizzetti, Malipiero. Ma soprattutto Malipiero. Certo. Malipiero, che fu anche il promotore, fu il Vate che diede proprio il via alla pubblicazione di questi studi, perché lui ne rimase molto colpito. Se posso interromperti, sì. Autoreferenti isolati. Io feci una produzione all'inizio della mia carriera, proprio in quegli anni in cui registravamo gli studi per la Fonicetra, è un ciclo di CD che si chiamavano Isolamenti e che affrontavano proprio le musiche di alcuni autori italiani, non solo italiani, ma soprattutto italiani di quell'epoca. E il titolo Isolamenti era dato proprio da questo fatto che questi compositori, anche in quel clima politico di quegli anni, si erano in qualche modo isolati sì. dal contesto sociale, creando questa autoreferenzialità, ma nel senso più alto del termine. Certamente, certamente. Loro sostanzialmente erano compositori che avevano trovato una via propria, non volevano assumere, diciamo, sembianze altrui o aderire in toto ad altre correnti. Erano personaggi che avevano tutte le capacità creative, stilistiche, per realizzare un proprio linguaggio e che fosse un linguaggio che comunque apparteneva ancora a quella categoria di artisti che hanno come fine un'estetica e diciamo un umanesimo, quindi non artisti di rottura, non artisti di maniera, però erano artisti che credevano ancora di esprimere un ideale estetico e anche un ideale spirituale, se vogliamo. E qui si inserisce molto bene Omizzolo, perché gli studi sul trio di Omizzolo sono molto rigorosi. Si nota un grande rigore nella costruzione formale, ma allo stesso tempo un'estetica del linguaggio estremamente anche quella rigorosa, scevra, mai incline alle faciloneria, al quel modo di suonare un po' facile, diciamo. Gigione. Gigione, esatto. Certo. E quindi anche quando lui mi disse che voleva un'esecuzione sobria, intendeva probabilmente, sono sì studi di trascendenza difficili, ma non devono cedere alla tentazione del facile del facile polverone, no? Sì, della spettacolarizzazione a tutti i costi. Esatto, della spettacolarizzazione, ma vogliono essere, hanno un fine estetico molto intenso, molto preciso, dove l'esecuzione trascendentale deve essere assolutamente a servizio di un disegno estetico. E qui bisogna dire che lui si muove molto bene, perché riesce ad essere personalissimo e estremamente autentico, anche se si possono sentire vaghe influenze, ora un po' impressioniste, ora un po' di altro, già, però in realtà è sempre lui che trova una sua via. E questo, quando lo si studia, lo si capisce, si capisce questo estremo rigore e anche, diciamo, il discorso estetico si muove entro parametri piuttosto stretti, ma molto intensi. Mm-hmm. Quindi quello che è fondamentale in questi studi è trovare un equilibrio tra il virtuosismo
E invece questo rigore, questa grande capacità espressiva che lui ha. E questo coinvolge un po' tutto, coinvolge il fraseggio, coinvolge il pedale, coinvolge la timbrica. E naturalmente l'originalità sta che lui andava, me lo disse anche, sai, vado a colmare una lacuna, forse neanche, però comunque non esisteva una raccolta di studi sul trillo. Esistevano varie, soprattutto nel Settecento, varie indicazioni su come farlo, ma lui invece cosa fa? Ribalta la situazione, e trasforma il trillo da un abbellimento, certo, un'appendice, diciamo, anche improvvisativa, in una forma strutturale vera e propria. Cioè gli studi sul trillo sono studi dove il trillo è l'asse portante di tutto, il motore portante, addirittura delle volte è il motore su cui si realizzano delle figurazioni espressive, altre volte il trillo stesso fa parte della tematica e quindi diventa un elemento proprio strutturale portante. Questo è fondamentale perché essendo degli studi che hanno come fine anche il miglioramento tecnico, il pianista si trova ad avere a che fare con dei trilli che non hanno soluzione di continuità. Cioè partono dall'inizio del pezzo e arrivano fino alla fine. Questo comporta che il pianista si trova a dover trillare, fare questo movimento veloce tra due note per grado congiunto con tutte le dita, in tutte le posizioni possibili, e quindi è costretto a fare i conti anche con eventuali punti deboli della propria tecnica, della propria mano, perché certo, si sa, il quarto e il quinto dito non hanno la forza e la resistenza del secondo e del terzo, e quindi da questo punto di vista il pianista deve crescere, deve per forza lavorare su tutta l'anatomia della propria mano, della propria muscolatura, perché per ottenere un risultato apprezzabile deve avere uguaglianza, forza, agilità, resistenza uguale o quasi uguale su tutte le dita. Fra l'altro mi pare che gli studi sono proprio anche geometricamente strutturati in qualche modo, in tre parti, sì. Con quindi una progressione di un certo tipo ben precisa, no? Anche nell'ipotesi dello studio. Eh sì, esattamente, sono divisi in tre parti. I primi tre sono trilli a mano libera, cosiddetti, quindi praticamente trilli a mano libera senza nessun altro impedimento, che lui poi tratta in varie forme, in varie maniere. Poi c'è tutta la parte centrale dove ci sono trilli con le note tenute, quindi una melodia sopra da fare con una parte della mano e il trillo di sottofondo che crea questa sorta di bordone continuo. In più poi ci sono i trilli a note doppie, quindi trilli di terze, di quarte, di quinte, di seste, fino ad arrivare alla toccata finale dove... L'Everest, la toccata finale. L'Everest, ma lì chiaramente anche essendo una toccata doveva avere un qualcosa di più, diciamo, eclatante, dove il trillo è a mani alternate, dove arriva addirittura ad accordi alternati, quindi prima da una nota, poi più note, poi alla fine proprio accordi alternati. E quindi lui crea proprio un percorso in cui oggettivamente il pianista dall'inizio alla fine, ammettendo che li studi tutti, ma anche se non li studia tutti, troverà sicuramente una differenza da un prima al poi. Fra l'altro tutta questa tecnica lui usa
quasi come escamotage a questo punto, ma molto interessante, i temi popolari, perché poi le melodie, allora abbiamo la marcia funebre, abbiamo il minuetto, abbiamo la banera, cioè sono temi di derivazione popolare, no? Che, e in questo forse lo possiamo in qualche modo avvicinare, quantomeno come fonte ispirativa, appunto agli innovatori dell'Est che tu hai citato, Stravinsky, Bartók soprattutto, no? Quanto mi allontano dal vero con questa affermazione? No, dici una cosa verissima, tanto è vero che lui stesso dice li ho creati in forma di suite. Certo. Cioè ogni pezzo ha una sua collocazione, un suo carattere, deve avere un suo sapore, e qui sta anche secondo me la sua grande bravura. Nel senso che per ogni pezzo lui ha realmente centrato il sapore di quel pezzo. Perché per esempio, tra l'altro, il primo pezzo è una mazurka, che niente ha a che vedere con le mazurche di Chopin, certo. Ma semmai, come dici tu, ricorda più la mazurka italiana, cioè la mazurka semplice della certo. Gente. Sì. Potremmo dire, non dico quella di Casadei, ma è quella mazurka proprio popolare. Quella che si balla. Quella che si balla, esattamente. Esatto. E lo spirito proprio anche di quella mazurka lì non è uno spirito di rimembranze, di cose romantiche o tardo romantiche. No, è una mazurka popolare proprio, molto leggera, molto briosa, molto così, che sembra quasi... sembra quasi un'improvvisazione e sembra anche facile, poi in realtà non lo è. E, mentre anche altri ci sono dei richiami, per esempio penso al minuetto, che minuetto richiama necessariamente il Settecento, dove addirittura inserisce una musetta, cosa sì. Che si vede solo nella musica antica. E lì si sente, sembra proprio di sentire il bordone di una cornamusa, cioè riesce a entrare, pur mantenendo le armonie, pur mantenendo le melodie in un ambito ristretto, diciamo novecentesco, quindi non tonale ma non scontato. Assolutamente. Però riesce a richiamare anche questi sapori antichi, veramente. Del resto è un po' una caratteristica, è uno degli assi portanti della poetica di Mizzolo. Io ho fatto anche altri dischi, uno in particolare con Edoardo Lanza, dedicato a quelli che potremmo chiamare i suoi leader, tutti legati a testi della tradizione veneta, sì. Molti in Veneto, Veneto antico, di cui lui era un cultore, oltretutto. Quindi c'è questo ritorno continuo, questo radicamento in un certo tipo di tradizione, elevata, diciamo, ad uno stadio superiore, evidentemente. Sì. E tu dicevi che era una persona, se non sbaglio, era anche laureato in giurisprudenza. Sì. Era veramente una persona di cultura a 360 gradi. Assolutamente, insomma, no? Grande lettore, parlava tedesco correntemente, cioè una persona di grande apertura e di grande rigore anche morale. Assolutamente. Quindi... E proprio quello che tu dici lo caratterizza, cioè lui trova questa strada sua, questa autenticità, questa schiettezza che è proprio sua, dove riesce a fondere le sue origini cimbre, nel senso che lui era dell'altopiano di Asiago, tra l'altro amicissimo di Rigoni Stern, certo. Ed era orgogliosissimo di questa cosa. Ed è riuscito a plasmare la sua sapienza all'interno di questa sua appartenenza, che ne fa, secondo me, un punto di riferimento per noi che viviamo qui, un po' appunto come può essere stato Malipiero per le sue zone del Trevisano. E Mizzolo sicuramente è stato è un personaggio di riferimento qui da noi. Certo. E andando verso la conclusione di questo incontro, mi viene quasi timore a dire che l'abbiamo registrato questo disco 27 anni fa. Cioè è pazzesco perché io mi ricordo, non dico come fosse ieri, ma quasi,
quei giorni dentro l'auditorium vuoto, con questa anche tensione inevitabile, no? Per questo, sì. Questa impresa che ci eravamo prefissi di realizzare, eppure sono passati 27 anni. E io mi permetto di chiederti, visto che l'occasione è un po' per celebrare anche i 30 anni di Velut Luna, l'anno prossimo saranno i 30 anni di Velut Luna, e quindi sto andando a ripescare quelli che ritengo in 380 titoli, un po' i capisaldi della mia produzione, e questo non poteva non esserlo, però all'epoca era il numero 9 a catalogo, cioè proprio eravamo agli inizi, e quindi ho avuto questa idea di rimettere anche in punta di piedi un po' le mani al suono. E visto che ti ho qui davanti e che tu hai risentito questa nuova versione, volevo anche un tuo parere, secondo te, di questo mio rimetterci le mani, se è stato utile oppure no, se hai notato qualche così differenza e in che direzione. No, l'ho notata e come, perché già la presa del suono di allora era spettacolare, nel senso che era proprio pane al pane, diciamo, quello che era veniva fuori. Però qui ho sentito, in questa nuova remake, innanzitutto una spaziosità maggiore del suono, e poi ho avvertito, e qui si va a pelle, mm-hmm. Ho avvertito quel calore che mi dava lo Steinway, proprio quando sei no, senza il leggio davanti, quando sei... Quel calore del suono che il digitale un pochino impoverisce. Mm-hmm. E invece, risentendoli, l'ho sentito tutto un pochino più caldo, il suono un pochino più come quella sensazione che si prova quando si suona. Mm-hmm. E che tu vuoi ottenere lo sviluppo armonico suono. In qualche modo, no? Sì, quella ricchezza di suono, quel suono che ti appaga, mm-hmm. e che ti fa drizzare le orecchie quando non lo senti più, perché allora vuol dire che non hai toccato bene come dovevi, certo. Toccare, no? E questo l'ho risentito in questa esercizio, per cui ti ringrazio, perché è una cosa che vale molto, una cosa che vale moltissimo. Soprattutto per chi suona, poter risentire, riprodurre quelle sensazioni che hai di rapporto con il pianoforte, col suono del piano, col tuo suono, che è una cosa difficilmente descrivibile, nel senso che poi ognuno ha questo, certo. Questo suo feeling, ma è un po', se mi permetti, come quando assaggi un piatto che ti piace tanto, e che se non è proprio quello, se non è proprio come lo dici tu, no? Noti la differenza, noti quello la che differenza. Manca. Sì. E quando c'è, ne sei estremamente soddisfatto. Certo, hai no? Reso perfettamente l'idea. Ecco questa cosa qui. E quindi è stato, anzi, a me ha fatto poi immenso piacere che ci sia questo interesse ancora verso questa incisione, che purtroppo l'unico rammarico che ho è che non ho potuto far sentire al maestro, perché... Sì. Era morto da 6 anni. Era morto da 6 anni, sì. E quindi mi sarebbe piaciuto appunto sapere cosa ne pensava. Però insomma è stato per me comunque un grande onore e anche una grande opportunità poterlo fare, ed è una cosa di cui vado assolutamente soddisfatto, orgoglioso, e anche ringrazio te e Velut Luna per avermi dato... Sono ringraziamenti reciproci questi. Questa fiducia e questa opportunità, insomma, ecco. Certo. Perché comunque restano dei brani particolari. Eseguirli è un po' come... presente i ginnasti o le ginnaste che fanno ginnastica artistica quando montano sulla trave, mm-hmm. che devono fare le stesse cose che farebbero sul pavimento, su uno spazio ristrettissimo, e le devono fare con la stessa grazia, con la stessa facilità, con la stessa quasi disinvoltura, rimanendo appunto in realtà in un equilibrio molto, molto precario.
Ecco, suonare questi studi è un po' così, cioè bisogna essere espressivi, bisogna essere eleganti, bisogna comunque non dare mai il senso del trillo, nel senso che uno non deve prevalere sull'altro, e si deve eseguire figurazioni melodiche e quant'altro galleggiando letteralmente su questa struttura del trillo. E quindi è una cosa che comporta un lavoro proprio sulla propria capacità espressiva, su se stessi, sull'equilibrio, molto sull'equilibrio. E quindi faccio questo discorso perché mi riallaccio alla raccomandazione che mi fece Omizzolo, che voleva un'esecuzione sobria. Cioè lui evidentemente era conscio di questa cosa e quindi quello che voleva era che ogni pezzo fosse realmente se stesso, espressivo. Cioè il minuetto deve essere un minuetto, la polacca deve sembrare una polacca, a prescindere dal trillo, certo, che in realtà è tutta una struttura portante. E quindi questo mi è rimasto impresso e ho cercato anche nell'esecuzione di lavorare molto su questo, quindi su un equilibrio e su una intensità espressiva più che appunto sul facile effettismo che poi comunque viene da solo. Comunque esce, perché non può comunque non uscire. Comunque esce, però, certo. Però ecco... questa è una cosa, è stata anche una lezione di vita, mm-hmm. che poi mi è servita anche per affrontare molti altri repertori. Certo. Senti, in chiusura ti faccio fare il DJ. Io faccio sempre ascoltare un brano dal disco in chiusura delle interviste, quindi scegli tu cosa facciamo ascoltare. Domanda da un milione di dollari. Domanda da un milione di dollari. Non lo so perché non... Non ti avevo preavvisato perché mi piace questo effetto un po' non, di sorpresa. Come dire, non ho uno studio... e poi sai, ognuno è un pessimo giudice di se stesso. Sì. Però a questo punto starei a quello che mi disse il maestro, che lui ci teneva che come primo studio studiassi la Banera. E allora, quindi sentiamo la Banera. Sentiamo allora. La Banera, no. Perfetto, Giovanni, grazie infinite per il tuo tempo, la tua disponibilità e soprattutto questo regalo che hai fatto al mondo con questo disco. Grazie a voi. Io spero proprio riprenda quota e si rivitalizzi con questa nuova edizione anche. Speriamo. Verso un pubblico nuovo, perché appunto sono passati 27 anni. Quindi. È giusto anche riproporre a un pubblico nuovo quest'opera così, certo, così importante. Grazie a voi e arrivederci a tutti.